Sono i giorni di Internet Festival a Pisa e anche il Consiglio regionale diventa protagonista della manifestazione con un'iniziativa legata al progetto Toscana 2050. E sono giorni importanti anche per l'Europa, che celebra la settimana delle regioni e delle città, un cammino nel quale si inserisce a pieno titolo il percorso del Comitato Europeo delle Regioni, che passa anche per Firenze, la Toscana. Dopo il lungo dibattito sul nuovo piano dei rifiuti, il Consiglio regionale affronta le altre priorità e tutti gli atti che poi discuterà l'Assemblea passano naturalmente prima all'esame delle commissioni. Ne parleremo in particolare con riferimento alle questioni dell'ambiente, della scuola, della cultura, delle aree interne. C'è un nuovo concorso del Corecom dopo che si è chiuso il bando Toscana Expot 2023 ed è La Toscana che fa bene, realizzato in collaborazione con il CESVOT e il Centro Servizi del Volontariato, valorizzerà la migliore campagna sociale dell'anno. Vi ricordate Toscana 2050, un'altra tappa dopo quella di Firenze del percorso di riflessione per definire lo sviluppo possibile e auspicabile della nostra regione dal punto di vista economico, sociale e culturale? C'è stata a Pisa durante Internet Festival, una manifestazione Internet Festival giunta alla 13ª edizione che quest'anno mette al centro la parola artificiale con tutto quello che vi ruota attorno. Beh, le ripercussioni sono già evidentissime in molti campi della produzione, dell'industria, delle attività di ricerca e quant'altro. Attività che fino a qualche anno fa erano esclusivamente affidate all'uomo, oggi sono affidate all'intelligenza artificiale. Ovviamente tutto questo va governato. Va governato perché il rischio è che dietro questo affidamento all'intelligenza artificiale ci sia una rinuncia ad elaborazioni dirette da parte delle persone. Questi effetti economici avranno anche conseguenze nel mondo dell'occupazione, ma io, come già in passato per altre rivoluzioni, credo che la compensazione nel tempo sarà tale da non far perdere posti di lavoro, ma di creare invece competenze e professionalità nuove. Già all'inaugurazione, con tanti rappresentanti del mondo dell'università e della ricerca, c'era il presidente del Consiglio regionale, Mazzeo. Questa è un'iniziativa importante, non solo per Pisa, per la Toscana, pone la Toscana al centro del mondo e da un po' di mesi vado ripetendo che o le istituzioni hanno la capacità di anticipare il progresso, pensate all'iniziativa che portiamo avanti, che faremo anche qui, di Toscana 2050, oppure noi rischiamo di subire questi grandi cambiamenti che il mondo ci porterà. Penso al tema dell'intelligenza artificiale, come impatterà sulla salute, nell'arte, sulla cultura, nella nostra vita di ogni giorno. E allora noi dobbiamo avere la capacità di saper normare in anticipo, di saper indirizzare per ridurre le disuguaglianze e lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Non si può fermare il vento con le mani. Bisogna accompagnarlo per dargli la direzione giusta, una direzione che permetta maggiore giustizia sociale, più posti di lavoro e un'innovazione che permetta ai cittadini e alle cittadine una vita migliore. È stata in gran parte dedicata al nuovo piano dei rifiuti l'ultima seduta del Consiglio regionale. Alla fine c'è stata l'adozione di questo piano. Ora ci sono 2 mesi per le osservazioni e successivamente ancora lo stesso documento dovrà tornare all'esame dei consiglieri per l'approvazione definitiva. A quel punto, sulla base delle indicazioni previste, saranno collocati anche i nuovi impianti necessari per l'autosufficienza, che per ora non sembra di ogni ambito, di ogni territorio, come contesta fermamente l'opposizione, tutta contraria al momento del voto. Esatto, come tutti sanno e come riconosce il piano stesso, lato centro, che è uno dei 3 su cui è organizzato il servizio rifiuti in Toscana, non è in equilibrio, ha un gravissimo deficit di impianti e rispetto a questo noi abbiamo posto l'attenzione in modo particolare su 3 elementi di novità. Il primo, e cioè il fatto che Alia ha comunicato formalmente la rinuncia a costruire il nuovo gassificatore di Empoli. Secondo, il termovalorizzatore di Montale, che assorbe 55.000 tonnellate all'anno di rifiuti all'interno del lato centro,
centro potrebbe vedere a breve una diversa utilizzazione. Il terzo, perché il piano prevede la possibilità di trasformare le discariche di rifiuti speciali in rifiuti ordinari, come li chiamo io, cioè rifiuti urbani, prevede per esempio fra le altre ipotesi Serravalle, ma il comune Serravalle Pistoiese, con un ordine del giorno sottoscritto da maggioranza e opposizione, è contrario a queste ipotesi. Qualche distinguo su questo tema in realtà c'è stato anche nella maggioranza, con alcuni consiglieri, ne abbiamo parlato la volta scorsa, che non hanno partecipato al momento della votazione, hanno manifestato preoccupazione per il possibile sbilanciamento del peso dei rifiuti nelle aree costiere. Ma il presidente della giunta risponde così. L'opposizione, nel dirci voi non avete rispettato rigorosamente il fatto che ognuno di queste tre aree, che poi sono i tre ambiti che sul piano dei rifiuti organizzano la regione, con netta separazione non avete rispettato quello che erano gli intenti, ho risposto che l'importante è l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti dell'intera Toscana e conseguentemente il piano che con flessibilità magari porterà più a concentrare a Montespertoli nel lato centrale lo smaltimento dei rifiuti organici e magari chiederà un impegno che va oltre quello che può essere il rapporto di proporzionalità con gli abitanti di una realtà che invece sulla costa o nel sud vive proprio questa necessità di renderci più omogenei e più organici in una visione toscana. Vediamo in sintesi il lavoro delle commissioni negli ultimi giorni. Si è parlato molto di ambiente, lo dicevamo, è proseguito infatti il percorso di ascolto in vista della nuova legge sulle radiocomunicazioni. È necessario adeguare le norme, la direttiva europea del 2018, sono stati anche sentiti i rappresentanti dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, ed emerge chiara la volontà in tutti i territori di mettere insieme le garanzie di una buona copertura del segnale con quelle del minimo impatto ambientale. La stessa commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza al bilancio 2023-2025 del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Il valore della produzione previsto quest'anno è di 5 milioni e mezzo, leggermente inferiore nel biennio successivo. I costi della produzione per il 2023 sono di 5,3 milioni e un po' più bassi nel 2024 e 2025. A proposito di ambiente, si è tornato a parlare anche delle attività estrattive dopo le ultime sentenze del TAR, che ha accolto due ricorsi sulle cave, una nel comune di Castagneto, l'altra a Carrara. Si sono riunite insieme per questo la seconda e la quarta commissione. Sarà richiesto un approfondimento legale ulteriore. Nella commissione sanità, via libera la proposta di nominare Valerio Mari come direttore generale dell'azienda USL Toscana Centro. Anche la conferenza dei sindaci ha espresso parere positivo. Mari prenderà il posto di Paolo Morello. Nella commissione istruzione e cultura si è discusso invece della settimana scolastica corta, con tante audizioni che hanno confermato la complessità della questione, sia per l'apprendimento dei ragazzi, sia per l'organizzazione di docenti e altro personale. La commissione per le aree interne ha affrontato il nodo della funivia della Doganaccia, ascoltando stavolta il comitato dei cittadini favorevoli alla realizzazione. Quello del no era già stato coinvolto e fatto intervenire. Il nuovo impianto dovrebbe collegare la Doganaccia con Corno alle Scale, legando ancora di più Toscana ed Emilia. Ma è soprattutto delle conseguenze in Alto Mugello ancora oggi dell'alluvione di maggio e del terremoto di pochi giorni fa che si parla in questa commissione. I sindaci di Marrà, di Palazzolo sul Senio e Londa rilanciano la preoccupazione per una fase molto difficile per loro, per la loro gente. Per le frane ci sono interruzioni ancora di strade, ci sono situazioni difficili, c'è paura, anche i castagni, pensate, stanno seccando apparentemente senza motivo, ma sono una caratteristica e una ricchezza di quell'area. Il presidente della commissione, Nicolai, allora assicura che su tutte queste istanze si interfaccerà con il subcommissario Gianni. Parliamo poi della Commissione per le politiche europee. Anche il suo presidente, come abbiamo anticipato già la scorsa settimana, ha partecipato ai lavori della consultazione degli stakeholder, in italiano i soggetti portatori di interesse, per quanto riguarda il tema della concorrenza in Europa. Ne parliamo ancora oggi. Sono momenti di confronto e d'ascolto assolutamente fondamentali, è un tratto caratterizzante anche di questa legislatura e su questo noi continueremo a lavorare e a impegnarci.
Si avvicinano dunque giorni importanti per le politiche europee, ci sono gli Erasmus Days per celebrare uno dei più riusciti programmi comunitari di mobilità tra paesi diversi e c'è la settimana delle regioni e delle città, la più importante manifestazione sulle politiche regionali dell'Unione. Tra qualche giorno poi il Comitato delle Regioni discuterà il report annuale delle politiche di concorrenza europee, di cui sarà relatore il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Mazzeo. Io chiedo che gli aiuti di Stato non vadano a discapito della coesione territoriale, è necessario che ci teniamo insieme, che ci sia supporto, ci sia generosità da parte di tutti ed è quello che ho chiesto anche ai componenti dei paesi che hanno più forza in questo momento. Ad oggi questo dialogo è un dialogo aperto, mi piacerebbe che il 17 e il 18, quando andiamo a approvare questo parere, venga votato da tutti. Mazzeo e Gazzetti, con le loro interviste più ampie, li abbiamo già ascoltati durante l'ultima puntata, ancora disponibile online sul sito di Telegranducato e su quello del Consiglio regionale. Irene Agnolucci, docente ricercatrice dell'Università Bocconi e nominata esperta per la redazione del parere, spiega invece adesso come si articolerà la fine del documento. Il parere si compone di più parti, nelle parti della concorrenza illustriamo alcuni strumenti che sono stati illustrati dalla Commissione durante questi ultimi mesi, come il Digital Market Act, che va a regolare i gatekeeper digitali affinché si crei un mercato digitale equo e competitivo, il regolamento sui sussidi esteri, che è importante perché individua quelle imprese che ricevono aiuti da parte di stati esteri andando a inficiare sulla concorrenza europea. Ma la parte centrale del nostro progetto di parere è quella sul tema degli aiuti di Stato, importantissimo perché negli ultimi anni si è assistito a un rilassamento delle regole sugli aiuti di Stato e noi auspichiamo invece una riforma strutturale che vada ad assistere anche gli investimenti strategici in tema di politica industriale. Imprese e cittadini insomma sono coinvolti appieno in questa riflessione e questo spiega anche la presenza attiva della Presidente della Commissione Sviluppo Economico del Consiglio regionale. È un tema che sembra lontano quello dell'Europa, ma che tocca la vita di tutti i cittadini e di tutte le imprese della nostra regione, che sono particolari perché sono piccole e medie imprese, a volte microimprese, che hanno bisogno di essere strutturate. E i fondi dell'Europa in questa regione, anche storicamente, sono stati determinanti per far crescere molte delle aziende, le start-up, ma non solo, e anche per eliminare o correggere alcune politiche che potevano essere a vantaggio solo dei più grandi e meno dei più piccoli. Quante attività sociali svolge il volontariato in Toscana e anche quest'anno verrà premiata la migliore campagna di comunicazione sociale. Il concorso è indetto dal Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, in collaborazione con il CESVOT, Centro Servizi del Volontariato. Il titolo è già tutto un programma, La Toscana che fa bene. Uno dei nostri scopi è anche quello di far emergere e incentivare le buone pratiche di comunicazione sociale, di pubblica utilità, in modo da spingere ulteriormente anche per i prossimi anni in questa direzione. L'iniziativa è in collaborazione con il CESVOT, che ci aiuta anche a promuovere, a divulgare in tutte le realtà sociali della Toscana questa importante iniziativa. Più che altro la comunicazione sociale serve al volontariato per lanciare delle campagne che non sono di marketing, perché noi non facciamo marketing, ma facciamo però marketing sociale nel senso di indurre quei comportamenti virtuosi nelle persone che possano da una parte dare valore alle persone, perché anche riprendere in mano appunto la questione che il valore infinito della persona e dell'ambiente in cui siamo, quindi diciamo le tematiche normalmente sono queste e sono quelle che ci interessano e interessano al nostro mondo, al mondo del volontariato, che è sempre attivo su questi temi. Possono partecipare entro questo mese di ottobre enti no profit, ma anche istituzioni pubbliche o soggetti privati che abbiano ideato o diffuso una campagna di comunicazione di pubblica utilità. Il premio è di 5.000 euro. Nel caso vincessero enti pubblici o privati, sarà comunque destinato ad un soggetto no profit. Nel 2022, lo ricordiamo e lo vediamo, si aggiudicò il premio la sezione di Prato dell'Unione Italiana Cechi con questo video. Ci manca la vista, non la voglia di sorridere.
Il problema importante che il Consiglio regionale promuove è perché c'è un livello di massima attenzione e promozione in quella che è la comunicazione sociale, quindi una collaborazione che ovviamente si struttura con Corecom e CESVOT per cercare di veicolare la pubblicità di un bando che consentirà la premiazione di quella che verrà considerata la migliore comunicazione a livello sociale della nostra regione, quindi un atto importante che ha una valenza di carattere ovviamente istituzionale ma soprattutto sociale e divulgativa di valori che sono fondativi dell'essenza della Regione Toscana. È ricca oggi la pagina di Regionando che riassume la settimana degli eventi a Palazzo del Pegaso e non solo, molti di questi comunque trovano spazio più ampio nei nostri telegiornali ogni giorno. Intanto parliamo della presentazione di tre manifestazioni in programma in questo weekend. Libropolis, la prima, Festival dell'Editoria e del Giornalismo a Pietrasanta, titolo provocatorio, infedeli alla linea. A Certaldo c'è domani, è ora il Festival della Sostenibilità e delle Abilità. Ci sono conferenze, incontri con gli esperti, spettacoli, concerti. E poi, per i sapori d'autunno, a Forcoli, nel comune di Palaia, è il fine settimana del Tartufo ed è la 37esima edizione. Ci sarà invece da aspettare una settimana ancora per il tradizionale appuntamento con la castagna e il marrone DOP che si svolge nei prossimi due weekend, 14-15 e 21-22 ottobre, a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo. Sempre qui è stata presentata la stagione del Teatro Comunale di San Casciano Val di Pesa, apertura il 1 novembre con lo spettacolo di Alessandro Benvenuti. È un esempio interessante e unico a livello nazionale. Comincia invece a Grosseto un laboratorio professionale di cinema per giovani tra i 15 e i 26 anni. È gratuito, alla fine saranno realizzati uno o più cortometraggi che verranno anche proiettati al cinema. E a proposito di cinema, le immagini ora si riferiscono alla consegna di una targa ad Alessandro Sarti, regista ma anche volontario in tante missioni umanitarie. Alessandro Sarti è un regista toscano che ha interpretato la storia e il genio toscano soprattutto nel film su Leonardo da Vinci. Lo ha fatto con sagacia, con ironia, da toscano, con uno spirito veramente che ci rappresenta. Devo dire che noi, consegnando questo premio, abbiamo voluto sottolineare però anche un aspetto della biografia di Alessandro Sarti che lo vede attivissimo nei confronti delle popolazioni del mondo che hanno più bisogno, e si è dedicato in particolar modo a Cure to Children e alle popolazioni del Sahrawi. Sarti ha portato la Toscana nel mondo, l'ha fatta conoscere, ha valorizzato tanti suoi aspetti. Significa cercare di far vedere le ragioni della bellezza di questa Toscana, che non nasce ieri e per sbaglio, ma nasce attraverso i tanti personaggi e le tante realtà che hanno cercato di valorizzare questa straordinaria regione, e a noi spetta il compito anche di portarla in giro per il mondo, per le bellezze, per le peculiarità, per tutte quelle cose che ci fanno sentire orgogliosi di essere veramente toscani. Apparteniamo a una realtà straordinaria, la storia ce lo insegna, e a noi spetta anche il compito di valorizzare questa storia e le sue bellezze attraverso una delle cose più belle, il cinema in questo caso. Ci spostiamo ora a Pistoia, dove la difensora civica ha rinnovato la convenzione con la provincia per garantire un punto di ascolto dei cittadini sul territorio. Rinnoviamo una convenzione, una collaborazione con l'URP della provincia di Pistoia e il difensore civico partita nel 2019, quindi oggi proseguiamo con ancora più slancio questo servizio attraverso un personale esperto che aiuterà il cittadino a raccogliere sul territorio le sue istanze dirette poi al difensore civico regionale, quindi un servizio molto importante di vicinanza e di sostegno ai cittadini. Sì, devo dire che siamo soddisfatti dell'esperienza di questi anni, peraltro devo dire un'esperienza che dal punto di vista del suo incardinamento nella provincia e anche all'esito delle evoluzioni della riforma è un'esperienza quasi unica sul territorio regionale, nel senso che nel tempo e progressivamente abbiamo appoggiato lo sportello del difensore civico sul servizio dell'URP. Quindi in buona sostanza la provincia ha un ruolo di interfaccia, di primo accompagnamento nei confronti del cittadino. Ma vogliamo ricordare in sintesi quali sono i compiti del difensore civico?
Al difensore civico serve a restringere quella distanza che spesso si crea tra la pubblica amministrazione, i gestori di pubblici servizi e i cittadini. Quindi noi facciamo così da collante, avviciniamo questi due soggetti e sosteniamo, guidiamo i cittadini ma anche le pubbliche amministrazioni affinché questo rapporto sia un rapporto sempre più proficuo e di collaborazione e di sostegno. Ci occupiamo poi di tutto, di tutte le esigenze quotidiane, piccole e grandi, il tema della sanità ma anche i tributi, abbiamo anche rapporti con i comuni, quindi con le amministrazioni diciamo locali, quindi più piccole, per cui siamo un servizio di grande supporto. A Pontedera invece il Consiglio regionale ha voluto celebrare i 40 anni dell'elezione a presidente di Giacomo Maccheroni e il presidente di oggi, Antonio Mazzeo, gli ha consegnato un bel ricordo. Ho deciso di donare a 40 anni dalla sua elezione a presidente del Consiglio regionale la delibera con cui Giacomo Maccheroni è stato eletto presidente dell'Assemblea legislativa diversi anni prima di me, per mandare un messaggio alle ragazze e ragazzi più giovani. Impegnatevi in politica, la politica è stare tra le persone, cercare di dare risposte concrete. Questo è quello che Giacomo Maccheroni ha fatto, dando lustro al ruolo del Presidente del Consiglio regionale. È quello che provo a fare anche io, perché noi dobbiamo sapere che non bisogna mai voltarsi dall'altra parte e stare nei luoghi delle difficoltà, dove ci sono i problemi e dove la gente ha bisogno di noi e delle nostre risposte. Vedo che ogni tanto nelle amministrazioni comunali si perde un po' il rapporto con la gente, si pensa più ai lavori, alle delibere, e io raccomando, ragazzi, i lavori, la burocrazia, le delibere, ma il rapporto con la gente, perché bisogna imparare dalla gente. Concludiamo dicendo anche che si è riunito l'Osservatorio regionale della legalità, che ha parlato dei progetti tanti che hanno le scuole e della volontà da parte dello stesso osservatorio di allargare la propria rete di collaborazione e di partecipare a tanti di questi progetti. Noi ci ritroviamo con Regionando venerdì prossimo 13 ottobre alle 21:10 dopo il nostro TG della sera.